Dovremmo esserci. Ma non è che adesso abbiamo fatto solo due percorsi? Beh, intanto, ciao a tutti, benvenuti in questo che è il terzo episodio di questa Nuzlocke Challenge con Pokémon Verde Foglia. Di percorsi ne abbiamo fatti due, tre, due. C'è Perché percorso adesso 1, arriviamo al 2, il terzo. bosco, come si chiama? Oddio, il bosco dove c'erano tutti i Weedle, i Caterpie. Ho un vuoto, Non vabbè. interessa per il percorso. Comunque senza fare per parte del percorso. Ok. Ma infatti, quanti Pokémon abbiamo? Abbiamo 3. tre Pokémon? Eh sì, giusto, perché abbiamo il buon, io almeno, io ho il buon Ubaldo, che però è lo starter. Poi avevo catturato Vito, il Rattata, scarsissimo, e Fabia, che è ora il Kakuna. Avevo catturato il Weedle. Quindi sì, questo è quanto. Adesso oggi dobbiamo vedere il percorso del Monte Luna, dove dobbiamo andare verso il Monte Luna. Quello è il nostro prossimo obiettivo. Nel frattempo, però, siccome abbiamo nel percorso una serie di allenatori anche da affrontare, e non abbiamo una squadra chissà che forte, perché appunto abbiamo solo questi tre, e a parte Ubaldo, scusate, a parte Ubaldo, gli altri due sono abbastanza scarsi. Visto che sono a livello 9, Fabio, faccio salire di livello un attimo e poi si parte. Ok, tra l'altro anche, vabbè, vediamo. Poi andiamo a battere tutti quegli allenatori. Però intanto, anche perché il rischio è che se, come mi è già successo, mi trovo con Ivysaur in difficoltà per quello che sono magari i tipi, poi è un casino. Quindi far salire anche loro un po', almeno. Anche se Rattata non ho intenzione di tirarlo su tanto, perché credo che i Pokémon selvatici che affronteremo saranno comunque abbastanza scarsi ancora. Sono più pericolosi gli allenatori, infatti. E proprio per questo motivo, mi va bene tenere un Rattata abbastanza su livelli bassi, che per evitare, se dobbiamo trovare quello da catturare, oh porca miseria. Che rischio. Vabbè, oddio, rischio no, però 29, penso che bastino. Oh, dai, livello 7, è meglio. Mamma mia, che miglioramenti. Resta di uno scarso imbarazzante. Però impara attacco rapido. Ecco, ottima mossa. Buono. Questa sì è una bella mossa. Però adesso facciamo una cosa, allora. Lui a livello 7, teniamolo così per il momento. Adesso obiettivo fare evolvere Kakuna. Dovrebbe mancare poco, quindi dai. E questa è anche una pipetta. Magari non basta, avremo bisogno di un'altra lotta. No, anche perché avere Beedrill in aiuto, diciamo, al mio Ivysaur potrebbe essere interessante. Cioè, iniziamo ad avere almeno Pokémon che è scarso, perché è scarso. Ma in questo momento, ma la finiscono di farmi brutti colpi? Almeno può dare una mano nelle battaglie e non ho solo un Pokémon, perché è un po' poco. Cioè, è talmente scarso questo Rattata selvatico che è più lento di un Kakuna. Bene. Adesso la domanda è, basterà per farlo salire di livello? Sì! Livello 10. Ed eccola qui, l'evoluzione.
Bene, questo è già un Pokémon alla massima evoluzione. Tra l'altro a livello 10. Impara Furia, ok, una mossa d'attacco decente, per fortuna. Andiamo un attimo a vedere, che non mi ricordo cosa fa Furia. Aiuti insetto, superiore, più forte in difficoltà. Ah, ok. No, scusa. Ancora rafforzatore. Furia. Con una fiata infligge un nemico da 2 a 5 volte. Potenza 15. Mamma mia, che scarso. Precisione 85. Però. Veleno spina anche a No, 15. vabbè, in realtà sì, no, è È che 15, è però può 15 farlo anche 5 per. volte. È 15, sì, perché se fa 15 per 2 è 30. Che è abbastanza poco, ma se fa 15 per 5. Diventa 65, cioè 75 là già è interessante, quindi può dire la sua. Adesso No, Bulbasaur si evolve. stai arriva anche il tuo Ivysaur. Bene, curiamoli. Sì. E andiamo verso il Monte Luna. Spero che con la connessione sia tutto a posto, ho avuto un po' di problemi prima. Ah, aspetta, adesso abbiamo anche le scarpe, mi ero dimenticato, abbiamo le scarpe da corsa. Guardalo, hai visto che scatti? Aspetta, perché la tizia qua l'avevamo già battuta. Sì. Qui immagino non ci sia niente, no. Probabilmente serve. Ah, ok, serviva per tornare indietro. Cosa faccio? Parto direttamente con il Ivysaur quasi quasi. Troppo rischioso ancora. Quindi Ubaldo. Ci siamo già visti al Bosco Smeraldo. Ah. Quindi è la seconda volta che affrontiamo Renato il Pigliamosche. Un Caterpie livello 10. Faccio fuori con un colpo? No, perché non è molto efficace, giusto. Basterà un altro? Speriamo. Bene. Bene che? Mamma mia, ero convinto l'avesse battuto. Ma quanto gli è rimasto di tipo 1? Non ti conviene utilizzare mosse erba contro. Non ne ho altre. Non hai tipo azione o cosa che avevi in mente? No, perché il mio Ivysaur sicuramente può diventare un bel Ah, Pokémon. ok, sì, Però mi vedi, ricordo come mi vedi. Veleno Polvere, Sonnifero, Parassiseme. Però non posso sprecare una frustata per un Pokémon a cui è rimasto il nulla. Beh, in teoria però assieme puoi usarla, cioè alla fine gli fa danno. Però prendo un altro colpo. Sì, però si cura anche, vediamo. Perché non è immediata, vedi? Se mi toglie due, va bene, non mi tolgo niente. Io lo batto e poi mentre recupero quanto? Uno. Recuperi una. Vabbè, dai, ci sta. Dodici, non male. Adesso tocca a Weedle. No. Anche se anche questo ovviamente sarà resistente contro il mio Ivysaur. Quindi proviamo a fare questa cosa.
Oh, così, bravo. Purtroppo sta cosa. Cerchiamo anche in questo modo di recuperare un po' di vita. Ma col parassiseme, la provo. Se gli faccio il veleno polvere e ha il parassiseme, non... Oh cacchio. Avvelenato. No, il suo è immune al veleno a quanto pare. Ah, giusto. Oh, però l'ho addormentato. E in più c'è parassiseme. Il fatto che se adesso gli tiro una frustata lo sveglio. Non c'è modo di saltare il turno. Se faccio veleno polvere lo sveglio, no? Lui dorme. In teoria no. No, per un effetto, quindi quell'altro continua a dormire. Mi dà un po' di vita. Ah, lo faccio dormire, vedi, lo faccio dormire un altro turno, poi gli do una bella frustata e penso che il gioco è fatto. Anche se viste, sai cosa invece? Potremmo andare in campo Bidrill a questo punto. Ah, figo, il parassiseme funziona lo stesso anche se non c'è più Ivysaur. Questa è un'ottima cosa. Tra l'altro ora potrei anche fare un rafforzatore. Così da migliorare le difese di Fabia. Lui continua a dormire. Parassiseme. Vedi Ivysaur, cioè... Tra sonnifero, parassiseme, veleno polvere, queste mosse qua sono fastidiose, da gestire. Tiro su un bel Pokémon. Pensa se la prossima battaglia me lo fanno fuori. Beh, direi che con questa potremo chiudere i giochi. Non gli ha fatto. Due. Due, però dovrebbe essere abbastanza. Ottimo. Un altro Caterpie. Lascio Beedrill. O rimetto. Prendere Pokémon. Io vado un po' avanti perché gli alieni nutrirà le cose Sì. buone. Io sì, esatto, hai pure. Io qua adesso vado ad affrontare questo Caterpie Oh no, e corso 4 no. proviamo col sonnifero subito. Poi andiamo di parassiseme. E continua a dormire. Adesso cambiamo di nuovo
Nuovo Pokémon. Però se adesso vado di veleno spina sicuramente lo sveglio. Sta cosa io non me la ricordo onestamente. Se io colpisco un Pokémon che sta dormendo si sveglia, vero? Sì. No, in teoria no. Ah, in teoria no? Dopo un po' si sveglia. Ah, ma si è svegliato di suo. Vabbè, quindi niente. Dai, a questo punto provo a finirlo con Beedrill, però dai. Uno, due, solo due, peccato. Però adesso mi sa che finisce anche questa. Esatto. Sì, colpisce da 2 a 5 volte. Finora ha sempre fatto 2 volte. Ok, Renato è stato sconfitto per la seconda volta. Ok, dovrei avere ancora Bulbasaur, vero? È lui il primo, sì. Che Pokémon avrà il prossimo? Ciao, mi piacciono i pantaloncini corti. Cavolo. Questi discorsi. Chi è questo? Ben il bullo. È il turno di Rattata. Cavolo, è andato già senza frustate, porca miseria. Questo è un problema. Che sto facendo fuori tutta la mossa frustata, che è l'unica, diciamo, di Vabbè, adesso attacco. torno indietro. Ho capito io, è vero, però. Un Ekans. Che cacchio succede? Prepotenza! Riduce l'attacco? No, maledetto. Beh, allora facciamolo dormire un po'. Così impari. Adesso andiamo di Parassassieme. E adesso facciamo quel test. Andiamo di frustate e vediamo se lo sveglio. Non è molto efficace. Aspetta che comunque dorme. No, avevi ragione. Ottima questa cosa. Guarda qua, tra un colpo e un parassiseme dorme. A questo punto potrei ancora una volta mandare in campo Beedrill. E fargli prendere un po' di esperienza, sperando che poi Ekans non mi faccia il colpaccio. No, ok, ottimo, dorme ancora. E adesso dai, 5 colpi di furia, forte.
3, ancora uno. No. Il terzo nemico si è Vedi, sempre svegliato. meglio di tu. Avvolgi botta, ma fallisce. Ottimo. Scusami. Sempre meglio di due. Vabbè, certo. Chi ha fatto Anche due perché volte? adesso è andato, quindi va tutto. Fabio riceve 72 punti esperienza. Quanti soldi mi dai, Ben? Però prima di affrontare il prossimo, voglio vedere una cosa. Cinque. Quasi quasi affronto ancora il tizio qui. Porca miseria, quanti sono? Sono un bel po'. Purtroppo per poche mosse, diciamo, quanti ne ha questo? Avere Bulbasaur con così poche mosse d'attacco è un problema. Adesso quasi quasi mando subito Beedrill. Così mi tengo le mosse di Bulbasaur. Attenzione, fargli il parassi se proviamo a batterlo con furia. Oh, bella questa, 5 volte. Top, però quell'altro si è svegliato e usa veleno spina, che ovviamente non è molto efficace. Ma cos'è? Sono immuni al veleno i Pokémon veleno? Può essere? Può essere, sì. Più bel senso. Boh, e Weedle ha battuto. Comunque io ho il mio quarto Pokémon adesso. Ah, l'hai già catturato? Prossima scelta prima mosche sarà Kakuna. Serio? Vuoi cambiare Pokémon? Mi mando un Rattata qualunque. Così risparmio anche le mosse di Beedrill, quasi quasi. Porco, ci metto un'ora però a batterlo. Adesso inizia con l'affrontatore. Pensa se mi metto a fargli colpo coda col Rattata. Lui usa il rafforzatore, io colpo coda, andiamo avanti all'infinito. Lui si alza la difesa, io gliela abbasso. Vabbè, se fallisci anche mi costringi a cambiarti, perché sennò sono qua fin domani. Dai, forza. Quanto vuoi salire ancora di peso? Dai, non gli è rimasta tanta vita, non aumenta più la difesa, buono.
proviamo con l'azione. Dai, ancora un paio di colpi, anche questo è andato. Ma come fallisce? Ma dai! Ma quanto è scarso! Ok. Ma visto che... beh no dai, aspettiamo dopo, mi dirai. 136 punti esperienza, beh dai. Ottimo. Vediamo se sarà Caterpie. Non vuoi cambiare Pokémon? Sì. Qui ne ha ancora due, Caterpie, ma l'altro è Metapod, allora. Addormentiamolo. E rimandiamo in Fabia. Purtroppo ci sto mettendo tanto a fare queste battaglie per le scelte che ho fatto di mosse, diciamo, no? Tipo io, se avessi ancora azione, le avrei già finite tutte. E invece ho fatto... vabbè, anche Ratta, ma... in mezzo a quello. sì, se avessi avuto un PJ, magari a quest'ora PJ 8. Beh, poi contro questi, con le 8, sarebbe stato fantastico. Mm. 2, dai un altro, 3, ok, dorme, boh, adesso dovrei batterlo, con l'ultima furia qui, che fallisce, no, Caterpie si è svegliato, cosa mi farà adesso, usa azione, vabbè, lo sto a sbagliare di nuovo, ok, battuto. Ok, vediamo il suo ultimo Pokémon. Chi sarà? Ubaldo a livello 17, sempre più forte. Metapod. Vuoi cambiare Pokémon? Sì. Andiamo di nuovo con Vito, così facciamo... o no? No, quasi tutti no, dai. Teniamo Fabia. Mi interessa farla salire di livello. Farla salire di livello e farla diventare più forte rispetto. Partiamo Mari con un veleno spina. Sarebbe ottimo avvelenarlo. Il nemico usa l'affettatore, non l'ho avvelenato, riproviamoci. Non è che sono i coleottero, magari quelli... no, possono essere avvelenati. Il coleottero sì. Allora dai, cacchio, avvelenalo. Oh, bene. Così anche del suo rafforzatore se ne fa poco. No, muta di Metapod cura lo stato di... avvelenamento, non ci credo. Vabbè, a questo punto sarà un'altra lunga battaglia, però usiamo queste mosse che ne ho tantissime. Certo, se continuo così, quel Rattata non diventerà mai forte, però... vediamo... no, ancora una, mi sa. Sì. Dai, ultimo colpo. Ed è battuto anche il Metapod. Centotrentotto,
Livello 11, buono. Adesso c'è fuori il tipetto qui. E poi sono costretto ad andare a curarli perché non hanno mosse. Ah dai, lui ne ha solo uno. Matteo il bull. Ah, uno Spiro. Oh cacchio. È fortissimo. Quindi, addormentato. Parassi seme. Ormai Ivy saura questa strategia. Vabbè, funziona quindi. Beh, per ora dorme. Così mi ricuro e alla fine Ivysaur adesso è di nuovo al pieno di vita, quindi. Adesso andiamo con una bella frustata. Che non è molto efficace neanche contro quelli volanti. Si è già svegliato. Può essere, sì. E mamma mia. 5 colpi, furia subito 5 colpi lui. Senza neanche. Cioè, io l'ho fatta 20 volte. Cioè, ha dormito per 2 secondi. Proviamo ad addormentarlo. Hola, così stai un po' buono. È andato. Ed è vinta anche questa. 174. Ottimo. 224 Pokémon. Sto qua era a posto. È che aveva solo un Pokémon. Andiamo a curarci, se no. Poi non ho neanche visto, mi sa che perché ci sarebbero gli etere che potrebbero aiutarmi, ma mi sa che ancora non li posso comprare. Perché anche gli oggetti dei Pokémon Market, là, anche quelli, se non sbaglio, man mano che prendi le medaglie e vai avanti, migliora e aumenta la qualità e la quantità degli oggetti che puoi trovare, no? Quindi adesso ancora, evidentemente, è presto. Vado solo velocemente a vedere per sicurezza, se no un etere 2 me lo prendo. Compra, vediamo. Pozione antidoto sveglia repellente funitura. No, purtroppo no. E niente, dovremmo andare avanti così. Però adesso insomma una parte di avversari ne abbiamo battuti. Questo è fatto, ne restano. Qua ce ne sono altri 2. Quel tuo sguardo è così intrigante, sei innamorato. Chi è questa? Serena, pupa. Ah, ok. No, fatta a livello 10. Finalmente un Pokémon che non è resistente all'erba. Porca miseria. Vediamo se si ripiglia. Si è ripigliato. Ci siamo, dovremo
Dovremmo esserci di nuovo, piccolo problema, scusate, di... ma ci siamo? Aspetta, che verifico. Tu mi senti? Tu non mi senti? Sì, Ecco, mi senti? ma io ti sentivo anche prima. No, io a me si era piantato praticamente tutto, ma sono Ah, ancora... ok. Non riesco a In live capire. adesso ci sei. Sono live. Sì. Ok, scusate, piccoli problemi. Ma abbiamo ripreso, adesso vado a finire questa battaglia. Bene, dicevo, con cosa lo affronto questo per non finire... Ma no! Aspetta la live adesso del ricaricamento. Ok, adesso ci sono di nuovo in teoria. Ok, sei preso. Non Sì, so sì, che sì. cacchio sta succedendo. Oggi la connessione mi fa un po' di scherzi. Infatti mi sa che... non so, fatemi... la qualità video mi sa che non è altissima perché... Però vabbè, dai, oggi va così. No, è circa come al solito in Sì, realtà. beh dai, per fortuna. Io Sì. gliel'ho fatto e lui imparasse insieme, non lo so, però andiamo di vela in polvere, vediamo. Ma una volta vela in polvere funziona o è impossibile? Mi passa a usare una frustata per togliergli... No, quel paese ratata maledetta. Un Nidoran. Un Nidoran. No, però qua stiamo esagerando con il fallisce, fallisce, cioè non... brutti colpi. Oh. Non è molto efficace, ma esiste un Pokémon, cioè... Io ho confusione che li distrugge. Confusione? Su Su che cosa? Pokémon ce l'hai confusione? Sulla versione di Caterpie. Metapod? Dopo. Ah, ok. Butterfree. Caso finale. Recupera un po' di vita così intanto. Minisaur. Ottimo. Sprechiamo vela in polvere così. Vela in polvere che è una mossa che mi sta già sulle scatole. Non ha funzionato una volta di tutte quelle che ho provato a farla. Quindi non ne vedo più l'utilità. Anche svegliato. Attacco cala, non è così importante. Ciao. Ci sono tanti Pokémon purtroppo resistenti a... al tipo erba e quindi questo mi crea qualche problema. Però, alla fine... Questo ovviamente sarà da affrontare. Può lottare contro i miei nuovi Pokémon. Dai. Vediamo se anche questo avrà dei Pokémon che mi metteranno in difficoltà. Ma certo! James Pigliamosche, il turno di Caterpie.
Ok, addormentiamolo. E adesso andiamo con il parassisseme. Ma come siete svegliato? Dai, ti proverò a riaddormentare allora. No, vedi, è molto utile avere queste mosse, a parte Velen Polvere, che è veramente totalmente inutile. Perché alla fine, prima aveva perso un po' di vita Ubaldo, ma grazie al Parassisseme praticamente l'ha già recuperata. Adesso mandiamo in campo Fabia. Lui dorme, parte il Parassisseme, gli toglie un po' di vita, poi con furia vedo di fargli un po' di furia. Vediamo quanti colpi di più. Brutto colpo, dai. Dai che ci siamo quasi. 3. Arca. Fatto. E il Caterpie è andato. Un Metapod, vuoi cambiare Pokémon? Non so, mandare Rattata, che dopo paura se un Metapod forte si mette una vita. Cambiare Pokémon no. Colpi, dai. No, io spero a breve di riuscire ad avere altri Pokémon interessanti da usare, perché qua sennò. Mi taglio così poco. Beh, dai, è battuto. E quasi quasi faccio ricambio. Così, magari facciamo salire anche lui di livello. Sta roba di dover scambiare i Pokémon. Infatti non so neanche se ho fatto bene in realtà a fare questa cosa. A questo punto ci conviene quasi, visto che qua non c'è il condividi esperienza, puntare su alcuni Pokémon e far salire quelli, cioè puntare su quella squadra. E di sicuro in quella squadra Rattata non c'è, quindi perché farlo salire di livello? Vabbè, intanto Per sale quello sì. di... Sì, adesso sale di livello 8, mi manca bene. Adesso, qui si pone una questione perché vedo, come qui si muove. E io il mio... Quanti ne ha ancora? Mosse, è sempre quello, ma è un problema che ho. No, dai, ne ho ancora 6. Potrei batterla alla fine. Mi ha aiutato, cioè, ero a 1 chilometro di distanza, mi è arrivata addosso lei, mi ha aiutato. Ha solo un Pokémon. Jigglypuff? Jigglypuff? Oddio. Per caratteristiche come sarà? Dubito sia anche questo, però a livello 14 è forte. Funzionerà su Jigglypuff sonnifero? Non rischio, andiamo all'attacco. Ah, speravo.
Riccio scudo. Quindi difesa sale. E allora, visto che tu fai salire la difesa, io ci provo. E fallisce. No. Si è addormentato Ubaldo. Ma se si è addormentato, non ho niente per svegliarlo. No. Quindi provo a far passare un turno, cambio Pokémon, rischiando di perdere. Mamma mia, ma è possibile che sia così in difficoltà in questo inizio? Tu l'hai fatta fuori in un colpo? Ma ci ho messo poco, sì. Ubaldo dorme. Ma noi abbiamo tirato su Bulbasaur in modo diverso. Io l'ho puntato più sul distruggere l'avversario. Ok, che all'inizio diciamo ci sta, poi io spero di riuscire a portarlo avanti. Usa Velen Polvere, ma dorme. Come cacchio faccio se continua a dormire? Ne provo a fare una mossa e vedere cosa ti ha dato di fare. No, se faccio le mosse mi dice continua a dormire, ho già provato. Quell'altro sta facendo tutte mosse che non Eh sì, fanno. aspetti, lo schiacci un paio di volte e dopo lui si sveglia, tanto non si spreca le vostre in teoria. No, le mosse non le spreca. Oh, si è E se non ti svegliato. attacca, se non ti attacca è meglio. E adesso vado di Parassi Seme, così anche se dorme mi toglie vita. E questo. Anche poi mi sembra che stia facendo. Cioè, inizio a pensare che sia facile da battere questo che fa solo Riccio il Scudo, cioè aumenta la difesa e basta. Forse non ha neanche mosse d'attacco. Canto e Riccio il Scudo. Mi viene il dubbio, che non abbia altro. Velen Polvere fallisce, non vedo l'ora di imparare una nuova mossa e toglierla perché non serve. Ah no, c'è anche botta. Anche botta. Però ormai la battaglia è andata. Riproviamo con Velen Polvere. Oh, avvelenato. Prima volta che funziona. Sì, aumenta la difesa, che tanto sei avvelenata. Più parassi seme. Non vado neanche a sprecare. Ovviamente fallisce perché è già avvelenata, ma è già avvelenato, chi se ne frega, non ho aspettato le altre mosse che mi servono di più. Adesso sì, addormentamelo pure, tanto sei avvelenata, quei semi qua. E infatti, l'importante è che non resti addormentato, ma mi pare di no. Forse è il veleno che resta anche dopo. Sì. Cavolo, è già a livello 18 Ubaldo, mi piace. Mi livello subito. Però gli altri portano. Quello anche no. Ok, adesso. Qui c'è dell'erba. Sul percorso 3 hai quel c'è la prima parte d'erba e poi ne è una appena dopo. E poi basta. E ce n'è una anche dopo, hai detto. Dopo ti dico che ho trovato io. Come il primo Pokémon. Ah, qua c'è un altro allenatore, però. Qua c'è un altro allenatore. Ma non mi ricordo se lui vuole affrontarti. Faccio una piccola verifica. Sì, anche In tu. Ah, in teoria non ti vuole affrontare? Sì, secondo me sì. teoria no. No? In teoria no. In ogni Quel caso c'è tu. un coso, come si chiamano? E poche per curarli? Sì, No. appena Ah. sopra si va in su. Ok, quel tunnel Sì, per non si è Celestopoli è presentato. impegnativo. Dai, Vabbè, sì, non ti attaccavo. allora facciamo così, adesso andiamo alla caccia di Pokémon. Chi mando? Mando Fabia, lascio. Ah, vedi che continua a dormire? Porca miseria. È Questo non addormentato. lo ricordavo. Metto Vito o Fabia? Beh, ma se è livello 18 penso che
tu dicevi anche pochi No, non danni. è quello, è che non voglio far fuori. Cioè, adesso io troverò il Pokémon, no, da catturare. Io ho paura che con Ubaldo lo faccio fuori. Ah, beh, probabile. Anche se in realtà no, perché se uso Parassi Seme, Giusto. lui in difesa è forte. Beh, puoi dare tranquillamente sia il Popo che Fabio. Un Jigglypuff! Il primo Pokémon. Sì. Io l'ho tratto come terzo. Ma che ho tratto lo stesso perché Jigglypuff Solo che appunto adesso devo aspettare perché questo sta dormendo. Quell'altro, vabbè, si aumenta la difesa. Speriamo il prossimo turno di... No, dai, svegliati. E svegliati. Cioè, su tre sono almeno 4-5 turni che dorme, perché sono 1-2 della battaglia che ha vinto comunque 3 qua, non so. Ancora. È stata la connessione. Cosa? Ok, ti sei preso la era stata la tua connessione. Ah, ok. Cioè, però basta, eh. Hola. E adesso provo anche ad addormentarlo. Perché con la frustata lo faccio di sicuro fuori, quindi... Non posso di sicuro fare quella. No, sonnifero, così si addormenta. Dici che può già bastare per provare a catturarlo? A livello 5 scarso. Quello più che altro è scarso. Boh, e Jigglypuff è catturato. Quarto Pokémon. Vabbè, ti dico il mio. Dai. Io ho la scimmietta. Dai, che Ah, figa, Pidgeot. Mankey. È bello. Non va bene perché è tipo lotta e quindi Eh sì. si stacca un po' dagli altri. Jigglypuff, Pokémon pallone. Se i suoi occhi si illuminano, canta una melodia misteriosa che addormenta i suoi nemici. Ecco, diciamo che anche per i Pokémon che sto trovando, praticamente io sto facendo una squadra di gente che addormenta, veleno, roba così. Cioè, la tua squadra è una squadra che uccide passivamente. Sì, che è utile andando avanti sicuramente, ma per adesso è anche abbastanza noioso, però. Beh, ai primi livelli è abbastanza inutile, fa scarso avere una Vuoi... Oh, squadra vero? tipo Tu gli hai questa. dato un soprannome? Sì, si chiama Lucy. È Lucy? femmina e allora l'ho detto sì, dai, facciamo le scimmiette Lucy. Femmina, questo mio Jigglypuff. Come lo posso chiamare? Come la posso chiamare? Poi magari adesso arrivo al Poké Cura, come si chiama, e prima di andare al vero Monteluna, per oggi un po' problemi di connessione così, ci fermiamo. Abbiamo catturato il quarto Pokémon e fatto questo percorso, direi che ci può stare. Anzi, faccio solo una Oh, cosa. oddio! Cosa? C'è un tipo che ti vende in Magikarp per 500 Davvero? Beh, è cose. il quinto Pokémon. Allora, E aspetta, sì, tu... c'è Dai, un facciamo... Pokémon forte dopo. Prendiamo. Tu Lucy, io vado di Lucia, allora dai, così per viva la fantasia. Oddio, come lo chiamo Magikarp adesso? È una femmina. Lucia. La chiamiamo Koi. Eh Livello 5 è scarsissimo, però. sì. Aspetta che se per caso mi capita un altro... Ah, è addormentata anche Lucia, giustamente, perché l'ho addormentata io. Dai, che metti che prendiamo un altro Pokémon selvatico, anzi quasi quasi. Dai, che proviamo a farle subito salire un po' di livello. Solo questa, un PJ, mi è andata di lusso.
mi è andata di lusso. Ma veramente mi è andata di lusso, eh? Cioè, come secondo Pokémon, un PJ, pensa se era il primo, che razza di squadra del cavolo, che... cioè, oddio. Ma... In realtà sarebbe andato anche bene avere un PJ perché è forte, però non è, cioè anche cosa non è male, anzi. Beh, andiamo di frustata a livello 6, penso che con un colpo è riuscito a resistere. Vediamo un po' com'è questo Magikarp. Livello 5, visto. Sì, diciamo che il Magikarp di sicuro non Flash. è un po'. Eh sì, l'unica mossa che conosci. Aspetta, vado a prendere anche io il Magikarp, adesso. Più che altro è che è forte dopo, evidentemente. Ma Magikarp è il Pokémon più inutile che esista, ma la sua evoluzione è uno dei Pokémon più forti che ci sono. Mettiamoci. Oddio, Magikarp. ma c'è un altro allenatore questo? No, non ci sono più allenatori. Quella è la medaglia Sassuolo, risulta Brock, vero? Brock è un grande, non solo è forte, soprattutto ha carisma. Vorrei diventare un campionato come lui. Oh, bene, andiamo. È dentro qui che c'è quello che ti vende. Sì. Sempre Mettiamo in se si può, non vuoi fare mi ritirare dice questo. perché c'è proprio un Magikarp che non fa niente, perché ha una mossa che comunque non fa nulla. Beh, però intanto sono contento. Finalmente abbiamo un altro Pokémon nella squadra. Anzi, gli altri due, perché adesso ci mettiamo anche il Magikarp. È che il Magikarp è totalmente inutile. Ehi là, ciao ragazzi. Avrai un'offerta esclusiva per te, ti do un Magikarp bello grasso per soli 500, ma senza neanche pensarci. Ecco, vedi, qui ci sarebbe stato comodo avere Avere, scusami? Ecco, condividi esperienza. Magikarp è fondamentale. Magikarp femmina anche il mio, come la chiamiamo quindi? Voi l'ho Come? chiamata Koi, le carpe Koi. Ah, ok. Ok. Allora, per adesso io ho Ubaldo, Lucia, Vito, tutti i nomi così. Sarei tentato di cambiare qui perché. Dai, sì. Abi. Abigail. Bene. Bene. Andiamo un attimo a vedere solo una cosa, perché ovviamente Abigail, le caratteristiche penso che quelle siano. Natura. No, natura fiacca. La tua? Io tipo gentile, Sì, ma se fiacca ricordo penso male. sia. Un po' Nuoto velo, più triste. velocità nella pioggia. No, è che anche l'evoluzione poi mi diventa scarsa se la natura è fiacca. Vabbè. Andiamo a vedere invece, scusa, Lucia. Info. Natura schiva. Questa non mi ricordo cosa vuol dire. Fa infatuare al contatto. Abilità. Non so cosa sia, devo andare a studiarmene. Canto. Ah, solo canto e riccio il scudo. Quindi non potrebbe neanche attaccare. Sì, direi che è fondamentale far Ah, salire di sempre meglio di livello. Magikarp. Sì, però. Però, cioè, la mia squadra adesso sono 5 Pokémon, ma di utili ne ho Di cui? praticamente 2. Ubaldo e Sì. Fabian, quindi direi che prima di andare avanti, forse provare a far salire di livello un po' almeno Lucia Già. è fondamentale. Va bene. Qua penso che non ci sia altro da. Ho 6 Pokémon nella cintura, dovrebbero bastare. Al massimo si possono avere 6 Pokémon in squadra, lo so bene. Hai parlato con i tizi qua, c'era qualcosa di interessante, immagino. Sei troppo povero, li poni nel PC. Team Rocket, attacchi sinistri, Celestopoli. Team Rocket è sempre il primo passo. Una cosa voglio vedere. Sul PC, a quale PC vuoi accedere? Non mi ricordo. Allora, accesso al PC di punto di domanda. Sistema memoria Pokémon aperto. Ritira, deposita, sposta. Ma qui, se io tipo faccio deposita Pokémon.
Non posso cambiare i box, ce n'è solo uno. No, ce ne sono tot. Mi devo depositare schiacci sul Pokémon e aspettare loro. Prof. Dilemon, qua cosa c'è? Non mi ricordo cosa devi fare, strumenti, messaggi. Ah, per gli strumenti, ok, non mi interessa. Ok. Allora, con la disconnessione da questo PC, direi che possiamo un attimo sconnetterci anche noi, vedersi al prossimo episodio per andare quindi dentro quello che dovrebbe essere il Monte Luna, no? Questo. Se non sbaglio. Sì. Esatto. Quindi siamo arrivati al Monte Luna e nel prossimo episodio ci entreremo. Tra l'altro, dentro al Monte Luna potremo catturare il nostro sesto Pokémon. Sì, perché è percorso 4. Quindi abbiamo una nuova possibilità. Bene. Questa è stata un po' più veloce e abbiamo fatto questo percorso con tutti questi allenatori, ma ci vediamo alla prossima. Ciao!